complimenti, mi è piaciuto per il tuo complimenti ancora. Ah, comunque, no, figo, bello, è stato davvero bravo comunque. Magari, c***o, stai già fuori del c***o. Sì, a voi è stato un grande, mi è piaciuto un botto. Oh, Ileana! Ileana! Bionda! Oh, guarda questa vaga. Sì, comunque mi è piaciuto un botto, cioè proprio per come ti sei rapportato. Sì, te che hai studiato, sì. Ma sei andata la mia laurea? Certo, è stata una bella laurea, molto, molto, mi è piaciuto molto la tesi, il dibattito, è stato molto interessante. Mi fresco dopo? Certo, certo, ma c'era tanto da bere, era pieno di gente che aspettavamo laureando qua, no? Dottore, perché all'accademia non si può proprio dire dottore, però sì. Due immagini che possono rappresentare un'esperienza che ho cominciato a Londra con dei colloqui che abbiamo fatto e dove appunto il lavoro è venuto fuori un po' alla volta attraverso delle esigenze che erano quelle di capire dove potevo arrivare con una piccola idea che era appunto quella di lavorare semplicemente con quello che io potevo focalizzare nella mia immaginazione. Per cui nella pittura si parla spesso di immaginazione, ma anche di elaborazione di questa immagine. E con questo esperimento mi sono reso conto di quanto si può lavorare anche su semplicemente qualcosa che è dentro di noi. Per cui un'immagine cambiata da una fotografia o da uno spunto come un video, oppure come facevano in plein air andando a dipingere dal vivo. Comunque ho provato anche a Londra ad andare allo zoo a dipingere degli animali e vedere come poteva essere la mia concentrazione, che cosa potevo cogliere, però ho visto che ogni volta che prendevo degli spunti mi rendevo conto quanto invece l'immaginazione veniva cambiata. E appunto ho deciso di fare questi esperimenti nei quali ripetevo lo stesso soggetto due volte in un quadro, in questo formato potete vedere anche, allora qui potete vedere semplicemente la dimensione, mentre qui invece si vede, scusate, qui invece si può vedere il prima e il dopo. Ho deciso appunto di riprendere queste due immagini, ma ne ho fatte tante altre, e si vede esattamente come il nostro modo di pensare, il nostro approccio alla pittura cambia completamente quando noi attingiamo alla nostra immaginazione, alla nostra memoria, invece quando noi attingiamo a una fonte fotografica, o comunque può essere, adesso io ho iniziato a lavorare con il video invece che con la fotografia, perché ho visto che le immagini prese da una fotografia sono distorte, spesso si usa un grandangolo e vengono deformate, e questo ci crea dei problemi, soprattutto perché l'ho riscontrato. In questo caso invece mi sono reso conto semplicemente che probabilmente utilizziamo diverse parti del cervello quando utilizziamo la fotografia o quello che ci possiamo ricordare così come siamo. Ci vuole anche delle volte coraggio ad ammettere quali sono i nostri limiti. Qui è stato un procedimento particolare, era uno dei primi che avevo sperimentato e si vede chiaramente come appunto la figura primaria che ho fatto all'inizio del cavallo, totalmente inventato, senza nessuno spunto, nessuna idea, nessuno schizzo preparatorio, così direttamente colore sulla tela bianca. E solo in quel modo potevo rendermi conto quanto avessi dentro di me ricordato e quanto invece ancora non riuscissi a ricordare della forma di un cavallo, e soprattutto anche mi rendo conto, quando l'esperimento è finito, la differenza sostanziale che si può trovare, soprattutto non solo nei contorni, nei confini della figura, ma anche del suo volume, del suo peso, della sua dinamicità, dove appoggia, dove guarda, che atteggiamento ha verso il suo spazio.
spazio che ho deciso anche di delimitare semplicemente da uno sfondo neutro, il che mi è stato suggerito dal professore di pittura di Londra, che sosteneva che in questo modo ci si potesse concentrare molto più facilmente, molto più profondamente, semplicemente sulla forma, sulla figura, che piuttosto il suo contorno, che come il primo quadro che ho realizzato poteva fuorviare, magari distrarmi invece dallo studio vero e proprio. E si vede comunque la differenza anche in questo, sia dello sfondo che della forma. Nello sfondo appunto si vede nel primo quadro come le pennellate siano molto più eterogenee rispetto al secondo, ma in tutti e due i casi c'è stato un tentativo di plasmare la figura ancora una volta con la realizzazione dello sfondo, appunto perché questo lavoro di campitura, cioè dello spazio esterno rispetto alla figura, è stato fatto insieme alla realizzazione della figura, per cui non è semplicemente un contorno, un rifinire il lavoro, ma è un capire che relazione c'è tra la figura e il suo spazio. Ho cercato in questo esperimento appunto di memoria anche di capire come il gesto possa avere una sua importanza. Ho riflettuto sul gesto che ha una sua caratteristica particolare, che è quella di essere diviso in momenti diversi, e soprattutto ho considerato anche il fatto di trasportare la memoria anche semplicemente nel gesto, per cui non solo si tratta di una memoria visiva e una memoria di realizzazione, ma anche una memoria nella procedura di questo lavoro. È stato molto interessante vedere questo video di De Chirico nel 1973, quando ha realizzato un quadro dal vivo, nel senso che è stato ripreso dalla tela bianca fino alla completa realizzazione del quadro. E questo è stato molto stimolante, perché già avevo fatto alcuni esperimenti in cui dipingevo senza nessuna preparazione, improvvisando totalmente davanti a una telecamera. Dipingevo sempre animali, appunto, poi più avanti spiegherò perché. E insomma, questo video in cui De Chirico dipinge è stato molto interessante per capire quali erano i primi gesti che lui svolgeva e da dove partiva il gesto. Io mi sono reso conto che spesso non ci siamo chiesti perché partiamo dal centro a dipingere, perché non partiamo dall'angolo, da destra, da sinistra. Per esempio, in questi 4 o 5 video che ho realizzato come esperimento, come documentazione di questa mia ricerca, mi sono reso conto che partivo sempre da sinistra a destra come una sorta di scrittura, e poi tornavo indietro delle volte per riempire gli spazi vuoti, per completare la sensazione di equilibrio che naturalmente c'è sempre quando si dipinge un quadro, un pannello, qualsiasi cosa. Comunque, quando si hanno dei confini precisi o meno, si cerca sempre di cercare di equilibrare. Per cui è stato interessante vedere appunto il primo gesto che realizzava la figura, e poi dopo i gesti successivi che non solo equilibravano la totalità dell'immagine, ma anche avevano la responsabilità di rendere riconoscibile il soggetto di alcuni passaggi tra un momento e l'altro della storia, o tra un momento e l'altro degli eventi biblici, che tutti noi bene e male conosciamo. Ma se siamo sicuri, in questo caso, sarebbe interessante chiudere la presentazione, sì, e facciamo vedere qualcuna delle tue azioni, in modo che si possa avere da chiuso
Thank you.